Ciao a tutti, oggi il tutorial tratterà di questo, come realizzare questo quadrifoglio. Quadrifoglio porta fortuna, io in questo periodo ne ho veramente tanto bisogno, di conseguenza ho deciso di realizzarlo. Volendo poi, adesso io qua vi ho fatto vedere solo il fiorellino, ma volendo si può utilizzare sia come portachiavi, dunque facendoci qualche catenella per legarlo alle chiavi, oppure potrebbe essere anche carino, chiamante della lettura, dunque come segnalibro, anche come applicazione, perché alla fine è un'applicazione. Allora, lo schema l'ho visto su Facebook e l'ho condiviso nella mia pagina. Ho detto bene, intanto realizziamo questo e vediamo se realmente ci porta fortuna, e nel mentre ho deciso di farvi anche un tutorial. Io ho modificato un po', cioè ho provato a leggere più o meno a modo mio e poi alla fine l'ho realizzato in questa maniera. Dunque ho seguito un po' quello schema, ma era in una lingua quasi incomprensibile, e dopo io l'ho realizzato così. Il risultato è questo e mi sembra abbastanza veritiero come quadrifoglio. Iniziamo, utilizzate il colore che volete, io logicamente l'ho fatto verde. Iniziamo facendo 10 catenelle. Dopo aver fatto le 10 catenelle, potete chiudere e fermare il filo. Iniziamo il lavoro di nuovo e facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Poi prendiamo le 10 catenelle che abbiamo fatto prima e andiamo sulla quinta catenella e facciamo una maglia bassissima. Poi andiamo a lavorare altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e sulla quarta catenella, partendo dall'uncinetto, andiamo a lavorare una maglia altissima. Ne lavoriamo un'altra. Così in pratica sono 3 maglie altissime. Poi andremo a lavorare sempre nello stesso punto una maglia alta. Nella catenella successiva 2 maglie alte, una e due. Rimangono 2 catenelle dove andremo a lavorare una mezza maglia alta e nell'altra un'altra mezza maglia alta. Poi andiamo a lavorare una maglia bassissima all'interno della maglia bassissima, in pratica quella catenella che abbiamo utilizzato per attaccare, per unire le due file di catenelle. Poi proseguiamo e lavoriamo. Lavoriamo in questo caso sull'altro rametto. Una mezza maglia alta, nella seconda catenella una mezza maglia alta, nella terza catenella 2 maglie alte, tutte lavorate lì, nell'ultima catenella, che sarebbe anche la quarta, andiamo a lavorare 3 maglie altissime. Dunque, per fare le maglie altissime tiriamo su il filo 2 volte, 1 e 2, e facciamo la maglia altissima. Dunque usciamo una volta, usciamo la seconda e poi chiudiamo il tutto. Lo facciamo per 3 volte. Quella era la seconda, questa è la terza volta. Poi lavoriamo una maglia alta, sempre nello stesso punto, sempre nell'ultima. Una mezza maglia alta, dunque prendiamo il filo e chiudiamo tutto subito.
Adesso ripetiamo la stessa cosa, lo stesso, la ripetiamo per tutte, le volte, cioè dall'inizio fino a qua. Dunque, adesso ve lo faccio vedere e vado a lavorare sempre nello stesso punto. Una maglia alta. Tre maglie alte doppie. Due e tre. Poi sulla catenella successiva, dove poi noi abbiamo già lavorato, però dall'altra parte andiamo a lavorare una maglia alta, tre un'altra maglia alta nello stesso punto. E nelle ultime 2 catenelle faremo 2 mezze maglie alte, dunque la prima nella terza catenella e la seconda nella quarta catenella. Qui andiamo a lavorare sempre una maglia bassissima, sempre dove abbiamo puntato la volta precedente, dunque al centro del quadrifoglio. Questo è un petalo del quadrifoglio. Dunque proseguiamo. Adesso ci troviamo, vedete, l'altra gambina di 4 catenelle. Facciamo la stessa lavorazione, dunque una lavorazione ripetuta per 4 volte. Vi faccio vedere anche questa. Allora andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte, una e due. Poi nella terza catenella lavoreremo 2 maglie alte, una e due, sempre lì. E nell'ultima catenella andiamo a lavorare 3 maglie altissime o maglie doppie, come volete, una, due, tre. Poi una maglia alta. In pratica questa parte qui, che è la parte un pochino che si schiaccia un po' del fiore, io vi ho fatto fare una mezza maglia alta. Se volete potete fare anche una maglia bassa, diventa più a cuoricino. Dunque vedete voi come vi piace, però io faccio una mezza maglia alta. Poi di nuovo una maglia alta. E 3 maglie alte doppie. E poi proseguiamo sulla seconda catenella del petalo della foglia, come la volete chiamare. E facciamo una maglia alta, poi facciamo una seconda maglia alta nello stesso punto e finiamo la fogliolina facendo 2 mezze maglie alte, una e due. E si conclude facendo nel punto centrale, come prima, una maglia bassissima. Dunque, ed ecco come diventa il quadrifoglio. Dunque, voi fate questa lavorazione anche per la terza fogliolina. Questa invece ne abbiamo già lavorata metà, dunque andremo a lavorare l'altra metà e poi dopo chiuderemo con una maglia bassissima. Alla fine della lavorazione, in pratica dovete arrivare con le 3 maglie altissime, una maglia alta e una mezza maglia alta, e poi dopo chiudete con una mano bassissima
sulla catenella qua che avete fatto all'inizio. E questo sarebbe il vostro quadrifoglio. È un quadrifoglio che non è piatto. Mi piace molto il fatto che non sia piatto. A me piaceva un pochino movimentato, perché mi dà l'idea di essere una cosa un pochino più veritiera. Volendo si può mettere anche una perlina qui, che è molto carino, e può anche essere utilizzato per decorare dei fiori fatti da voi all'uncinetto, come quella, come ad esempio la rosa che ho fatto io, e ne ho fatti anche degli altri. Il tutorial è stato molto veloce, però era una cosa che mi piaceva. È anche un augurio di una buona fortuna. Dunque, con questo io concludo. Vi auguro una buona giornata e continuate a seguirmi, perché adesso riprenderò a fare un pochino più spesso dei tutorial. Mi sono un attimino fermata per via dell'estate e del caldo, ma adesso si riprende a pieno ritmo. Potete anche trovarmi su Instagram, su Facebook, su Pinterest, e poi ho il mio sito, dove ormai lo dovreste sapere già, ho diciamo tutti gli schemi che posso pubblicare logicamente, perché se non li posso pubblicare, come è successo per il cavallo, poi io li tiro via, perché non voglio andare incontro a delle discussioni per queste cose qua. E dunque, io con questo vi auguro una buona giornata. Se volete rimanere aggiornati sui miei tutorial, iscrivetevi qui su YouTube, e con questo ci vediamo al prossimo video.